Oggi parliamo di logica. Logica, dal greco logos, ragionamento, è basarsi sulle proposizioni, sulle affermazioni, per dedurre delle cose nuove. Allora, la prima cosa di cui abbiamo bisogno è sapere se quello che stiamo dicendo è vero oppure no. Un'affermazione può essere vera oppure no. Per esempio, la mia macchina è bianca, però questa è la mia macchina e quindi l'affermazione è falsa. Un'altra affermazione può essere 4 è divisibile per 2. 4 è effettivamente divisibile per 2 e quindi questa affermazione è vera. Quando abbiamo un'affermazione la possiamo negare. Allora, la negazione di una proposizione consisterà per esempio nel fare questa operazione. Se ho la proposizione Aldo più alto di Ugo, quando la nego dirò che la negazione di P è Aldo non è più alto di Ugo. Le affermazioni, le proposizioni si possono mettere assieme. Possiamo fare quella che diciamo la congiunzione. Cosa vuol dire fare la congiunzione? P1 è Aldo più alto di Ugo. P2 è Aldo è più ricco di Ugo. La congiunzione P1-P2 è senz'altro favorevole a Aldo perché dirà che Aldo è più alto e anche più ricco di Ugo. Un'altra operazione che possiamo fare è la disgiunzione. Allora, se P1 continua a essere Aldo è più alto di Ugo, P2 Aldo è più ricco di Ugo, se costruiamo la disgiunzione di P1 e P2 diremo che Aldo è più alto oppure più ricco di Ugo. Vediamo adesso come si legano le affermazioni fra di loro tramite il concetto di implicazione. Allora, per esempio, A implica B. Quando è che A implica B? Vediamo un esempio, n è un numero divisibile per 4, senz'altro n è anche un numero divisibile per 2. Quindi n divisibile per 4 implica n divisibile per 2. La doppia implicazione sostanzialmente corrisponde a quando questa freccia blu può andare in entrambe le direzioni. Quindi A implica B, B implica A. Per esempio, se n è un numero divisibile per 3, allora la somma delle sue cifre è divisibile per 3 e viceversa. Nel linguaggio matematico le implicazioni si rileggono in termini di condizioni necessarie e sufficienti e quindi è necessario fissare le idee su questo, lo facciamo con un esempio. N è un numero divisibile per 4. Allora n è ovviamente anche divisibile per 2. Una condizione sufficiente perché un numero sia divisibile per 2 è che lo sia per 4. Però esistono i numeri che sono divisibili per 2, ma non lo sono per 4. Una condizione necessaria perché un numero sia divisibile per 4 è che sia divisibile per 2. Naturalmente esistono anche i casi delle condizioni necessarie e sufficienti. Se n è divisibile per 3, allora la somma delle sue cifre è divisibile per 3, ma è anche vero che se la somma delle cifre di un numero è divisibile per 3, allora il numero è divisibile per 3. Quindi questo è un esempio di condizione necessaria e sufficiente.